la prima compagnia. La seconda compagnia. E la terza compagnia. Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Soldati del secondo blocco 2015, lo girate voi! Il cappellano militare del 235° reggimento addestramento volontari di Ceno, Don Mauro Colarusso, la lettura della preghiera per la patria. Preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, oh Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Lascio con una citazione sulla quale riflettere. Questa volta la citazione di Steve Jobs, il creatore della Apple, il genio della comunicazione. Diceva Steve Jobs: essere l'uomo più ricco al cimitero non mi interessa. Andare a letto la notte sapendo che abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso, quello mi interessa. Cercatevi ogni giorno l'opportunità di fare qualcosa di meraviglioso per il nostro paese. Grazie, buona fortuna a tutti, viva il secondo blocco del Consiglio.